Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing da parte di eximardware.com. Quest'oggi abbiamo in redazione le nuove cuffie da gaming Corsair HS70 Bluetooth. Queste vanno ad ampliare ulteriormente la gamma HS di cuffie di Corsair. Sono delle cuffie che, come possiamo osservare dal logo presente sulla confezione, ci permetteranno una multiconnettività. Ovvero potremo sfruttare la connessione jack 3,5 mm USB più in contemporanea quella Bluetooth. Quindi potremo utilizzare le cuffie collegate al computer in contemporanea, utilizzare il modulo Bluetooth 5.0 per ricevere e gestire le chiamate sul nostro telefono. Sono compatibili con console Switch, Xbox, PlayStation, oltre ovviamente a PC e dispositivi mobile. Supporto al software di gestione EQ con cui potremo gestire in modalità USB i profili, l'equalizzatore, il side tone e altre impostazioni che vedremo ovviamente nella recensione scritta sul nostro sito. Supporto ufficiale al software di gestione Discord. Passando nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa, le caratteristiche principali, le specifiche tecniche riportate nella parte inferiore. Lateralmente troviamo un motto per quanto riguarda il prodotto e un'ulteriore immagine illustrativa sull'altro lato. All'interno della confezione troveremo una classica Quick Start Guide, una Warranty Guide e informazioni di sicurezza, quindi classica manualistica. Per poi passare ai cavi, troviamo, come dicevamo, il cavo jack 3,5 mm con cavo rivestito in treccia di tessuto. Entrambi i connettori sono placcati oro. Questa è la prima, diciamo, soluzione di collegamento delle cuffie, sia al computer sia a eventuali console quali PlayStation 4, controller PlayStation 4, Xbox o Nintendo Switch. L'altro cavo che troviamo è quello USB. Classico connettore USB in estremità, e l'altro troviamo USB Type-C che ci permetterà e andrà collegato alle cuffie, sempre cavo rivestito in treccia di tessuto. Sia il 3,5 mm sia questo cavo hanno una lunghezza di circa 2 metri. A seguire troviamo il microfono unidirezionale, completamente flessibile. Jack 3,5 mm con un inserto di plastica per inserire obbligatoriamente il microfono nelle cuffie, quindi è impossibile sbagliare l'inserimento del microfono nelle cuffie. Troviamo un pop filter che andrà eventualmente montato sul microfono e migliorerà la parlata, quindi le comunicazioni vocali. Infine troviamo le cuffie che sono le nuove Corsair HS70 Bluetooth. Il design, come possiamo osservare, è identico agli altri modelli della gamma HS. In questo caso abbiamo una colorazione total black. Partendo dalla headband, troviamo un rivestimento in similpelle nella parte superiore e anche in quella inferiore per quanto riguarda l'imbottitura della headband, una buona imbottitura anche se abbastanza rigida. Troviamo il dettaglio del Corsair presente nella parte di destra. Scusate, come per gli altri prodotti che abbiamo finora recensiti, Corsair ha deciso di aggiungere un altro piccolo dettaglio e quindi troviamo l'abbreviazione del modello che è 70BT sulla giuntura del padiglione sinistro. Abbiamo possibilità, come sempre, di regolare l'ampiezza delle cuffie con vari step, come possiamo notare. Vengono aggiunti dei tocchi di colore giallo per contrastare la colorazione completamente nera. La struttura è, come sempre, in alluminio, ottima flessibilità. I padiglioni nella parte esterna di forma ovale sono dotati di una struttura in plastica con una griglia sempre in plastica mesh total black. Anche il logo in questo caso è total black, anche se dà dei contrasti di grigio alluminio in controluce. Il design è sicuramente molto bello. Abbiamo la possibilità di
tiltare leggermente i padiglioni, come possiamo osservare, quindi per ottimizzare il comfort una volta calzate sulla testa. Passando invece ai padiglioni interni, troviamo un'ottima imbottitura. I padiglioni purtroppo non sono removibili e sostituibili, sono dotati di un rivestimento anche in questo caso similpelle. Imbottitura, come abbiamo detto, molto buona, memory foam. All'interno troviamo dei driver da 50 mm che sono customizzati da corse per offrire un suono quanto più buono e valido possibile. Ovviamente poi tramite l'equalizzatore in modalità USB potremo eventualmente migliorare la qualità sonora. Passando nella parte inferiore dei singoli padiglioni troviamo i comandi che sono praticamente la rotellina per la regolazione del volume, il tasto di mute e mute del microfono, l'ingresso USB Type-C per quanto riguarda la connessione USB al computer, l'ingresso jack 3,5 mm per quanto riguarda la connessione alle console ed infine l'ingresso per il microfono. Riprendiamo il microfono e adesso vi mostriamo come è estremamente facile inserirlo. Eccoci qua. Come è estremamente facile inserirlo in modo obbligatorio e quindi a prova di errore. Ecco quindi come si presentano le HS70 Bluetooth con il microfono inserito. Nel lato opposto invece troviamo il tasto di accensione delle cuffie e a fianco un LED di stato che ci indicherà il pairing ed eventuale la connessione stabilita con il dispositivo Bluetooth. Le cuffie quindi sono molto interessanti per quanto ci riguarda e per una prima occhiata. Vi mandiamo dunque alla recensione scritta che trovate sempre giù in descrizione sul nostro sito www.eximad.com. Con questo video unboxing è tutto, un saluto allo staff e ci vediamo al prossimo video unboxing. Ciao!